È un po' che non faccio la mia solita intro. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo vlog, sono Mattia. Oggi andremo a parlare, ditemi che vi è mancata l'introduzione, ammettetelo, oltre a questa bellissima sigla. Vi è mancata l'introduzione, vero? La rifacciamo? Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo vlog, sono Mattia. Oggi parleremo di Parrot Anafi, o Anafi, come chiamarlo si voglia. L'azienda è francese, Parrot è una multinazionale francese e Anafi è la pronuncia italiana, diciamo, sento sempre più in giro dire Anafi, quindi da oggi Parrot Anafi. Oggi vedremo un tutorial, faremo insieme un tutorial del come posso dire, come aggiornare il drone. E come calibrarlo? Allora, in teoria non servirebbe alcun tutorial perché la procedura è guidata ed è molto semplice, però giusto per dare un supporto aggiuntivo all'applicazione che già è comunque realizzata bene e tra l'altro in italiano, cosa veramente esclusiva per chi appartiene al mondo DJI dei droni, trovarsi l'applicazione interamente in italiano è qualcosa di emozionante. Ad ogni modo, facciamo insieme questa procedura. La procedura, tra l'altro, potrebbe anche non essere necessaria se non in parte, che è quella della calibrazione nell'ultima parte, quindi quella ce la dovremo fare per forza, perché potreste ricevere il drone già aggiornato e quindi con l'ultima release sia sul remote controller che questo qua, sia anche sul drone, sull'Anafi. Colgo l'occasione anche per ringraziare Michele che mi aveva segnalato questo pulsante qua sul remote controller non è la messa a fuoco, bensì serve per resettare il gimbal e lo va a porre quindi nella posizione standard, quindi la camera torna a orientamento a gradi 0 e poi lo zoom viene rimosso. Quindi, qualora stessimo filmando con lo zoom, cliccando questo tasto, la camera si riposizionerà e lo zoom verrà rimosso. È un tasto di reset che serve in alcune occasioni quando magari stiamo muovendo, siccome ora lo apro perché merita. Stiamo muovendo la camera, il gimbal verso l'alto, verso il basso, è molto utile poter riavere la posizione centrale in modo rapido e semplice. Questo setup del drone mi piace perché le eliche non si inceppano più di tanto. L'unica difficoltà che si potrebbe riscontrare è quando lo si va a riporre nel case, perché ci sono sì gli invogli per le eliche, come si può vedere. Però a volte vanno un po' per i cavoli loro, quindi bisogna stare attenti a riposizionarle bene. Però poi il gimbal è protetto dal case stesso che ha il supportino e non abbiamo quindi l'affare di plastica che dobbiamo rimuovere qua. Abbiamo solo il copriobiettivo che utilizzando il case si può anche, secondo me, fare a meno. E poi abbiamo appunto questi bracci che si muovono in modo molto semplice e le eliche che girano sì, ma non molto perché comunque c'è un minimo di attrito. Quindi molto molto comodo, ben fatto. E a livello della fattura poi ne parleremo nella recensione, perché quando lo si prende in mano e si ha avuto magari il piacere di volare con un altro drone, che possa essere per esempio un Aeron Pro, si nota parecchio le differenze con i Mavic, perché questa fattura è buona, il design può piacere o meno, sembra un po' ragnetto, i materiali sono molto cheap. C'è anche da comunque considerare il prezzo e le caratteristiche della camera, nonché il peso, 320 grammi, niente niente male. Ad ogni modo, noi siamo qui a parlare di questo primo step da fare, che appunto potrebbe essere necessario, ma l'applicazione ci guida. Quindi ora passiamo alla schermata dello smartphone e vediamo cosa bisogna fare per andare ad aggiornare il drone. Innanzitutto ci tengo a diciamo fare un ripasso, ovvero cosa bisogna fare per poter volare. Gli step sono aprire il remote controller, quindi sollevare la parte dedicata a supporto per lo smartphone, inserirci lo smartphone e poi collegarlo col cavo USB alla presa, ovviamente, del proprio smartphone. Il remote controller si accende in automatico e qua si vede il LED già accendersi nel momento in cui andiamo semplicemente ad alzare questo supporto. Dopodiché, aperta l'applicazione sullo smartphone, che si apre in automatico, come abbiamo già visto nel video, per esempio, dedicato al flight test, dovremo accendere
accendere il drone. Acceso il drone, poi l'applicazione ci guiderà nei vari step successivi. E infatti la prima accensione vi consiglio di farla a casa, quindi accendete il drone su un piano e andate a aggiornare il firmware del remote controller e il firmware della Nafi. Effettuata la procedura guidata, quindi aggiornato il firmware del remote controller e del drone, a quel punto verrete reindirizzati alla calibrazione del drone, quindi della Nafi. La calibrazione è diversa rispetto a quelle viste sul canale, fatte per esempio con il Phantom, lo Spark, l'Air, il Pro e quant'altro, perché oltre a nella prima fase girare intorno al drone oppure muovere il drone in questo modo, bisogna poi fare questi movimenti. Uno è questo, che è totalmente diverso rispetto ai droni DJI, e l'altro invece è questo qua. Quindi bisogna farlo ruotare in questo senso, proprio per andare a calibrare i tre assi, che servono non solo per calibrare il gimbal, ma anche proprio per calibrare il drone. Infatti, una volta terminata la procedura, noterete essere più stabile il drone, anche se in presenza di vento o di poco vento, comunque non sta mai fermo, mai fermo, una roba pazzesca. Lo proverò meglio nei prossimi giorni, però come avete visto nel primo volo, veramente incredibile, cioè sempre un minimo di movimento, un minimo di oscillazione ce l'ha, quindi da curare a vista. Poi parleremo anche dei rivali, di come si pone rispetto all'Air, rispetto al Pro, perché secondo me non è vero che sia totalmente da scartare questo drone, potrebbe essere da considerare in alcune situazioni e poi ve lo racconterò. Io intanto spero questo video vi sia piaciuto e sia stato soprattutto utile. In descrizione troverete il link all'applicazione Parrot ufficiale per iOS, scaricabile gratuitamente credo ancora per pochi giorni, perché poi sarà rilasciato sull'App Store, e poi troverete anche il link d'acquisto ad Amazon, che vi permetterà di non solo preordinare il drone in questa fase, anche se in realtà il periodo di preordine è già finito, ma le scorte non ci stanno quasi più per essere, quindi chi prima lo compra prima lo riceverà. Permetteranno anche eventualmente di provarlo proprio grazie alle policy di Amazon e eventualmente fare il reso qualora non vi doveste trovare. Lasciate un mi piace su questo vlog e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi aggiornamenti. Ciao a tutti.